Ripartire dalla vittoria contro l'Asci San Filippo, dal morale in settimana cresciuto, da quelle ambizioni che i gialloblu del San Gregorio non hanno abbandonato a dispetto di un filotto di risultati poco felice. 14ª giornata del campionato di promozione Girone C, scendono in campo San Gregorio e Città San Filippo del Mela. 14 punti per la squadra gialloblu, solo 4 il bottino della squadra in maglia nera, che non raccolgono punti da 7 partite. Il dopogara contro l'Asci San Filippo ha avuto un grande seguito, l'acquisto del forte attaccante Luca Bracciolano, svincolatosi da Trecastagni per vestire la maglia del San Gregorio. Danilo Cacisi, che viene confermato tra i pali proprio dopo la vittoria per 2-0 del bottino. Numero 2 Giuseppe Furni, benvenuto anche al terzino, appunto, che giocherà sulla fascia sinistra con Pandolfo, numero 3 qualche metro più in avanti, Capitan Rundo, che appunto compone la difesa con Fabio Salemi, Spampinato, fascia destra, Siciliano sulla corsia, sia Nocera in mezzo al campo con Merenda, coppia d'attacco Bracciolano Laudani, direttore di gara il signor Carmelo Contrino, sezione di Agrigento, coadiuvato da Mario Lodato e Alfonso Saieva. Pallone giocato da Merenda, attenzione qui Pandolfo che non crede, una serie di palloni non controllati, ancora Merenda, azione che va per le lunghe con Bracciolano che entra in area di rigore, ancora Luca Bracciolano, azione solitaria e poi la conclusione, calcio d'angolo quando siamo giunti al 14° minuto, azione che coinvolge Pandolfo sulla fascia destra, Bracciolano allo scatto ma c'è Spampinato che arriva veloce come un treno, entra in area di rigore, Rosario Spampinato, traversone, Bracciolano, manca il pallone, una bella possibilità, sono 4 giocatori gialloblu che cercano di farsi valere, si aggiunge anche Pandolfo, parte Siciliano, invece è uno schema che vede Nocera, la conclusione che va di un paio di metri al lato della porta di Catalfamo, lo stop, il controllo elegante di Rundo che propone per Nocera, allora Siciliano, pardon, Emanuele Merenda gioca questo pallone per Rosario Spampinato, allora Pandolfo gode di buona libertà, il terzino Pandolfo mette questo pallone in aria ma ancora una volta può respingere la retroguardia del San Filippo del Mela con Merenda, Bracciolano, Siciliano, qui c'è il fallo del giocatore in maglia numero 7 Liperi Tindaro che comunque non può ostruire alla manovra e viene ammonito quindi il numero 7. Calcio di punizione battuto, questo pallone in area di rigore giocato verso il numero 9 Gione, buona opportunità per gli ospiti alla ricerca di Laudani, ancora il numero 9 avanza, insiste, allora poi Pandolfo sulla fascia destra, questo pallone messo in mezzo e arriva Merenda e poi l'opportunità ancora, azione è andata per le lunghe, Michael Laudani ha sfiorato il gol dell'1-0, poi c'è questo cartellino giallo anche per Giuseppe Nocera, quindi 2-1 per Siciliano, non passa però, davvero difesa comunque molto arretrata quella del San Filippo del Mela, pallone per Bracciolano, lo gioca il numero 9, cerca l'inserimento in area di rigore, direttore di gara che non ravvisa alcuna scorrettezza su Bracciolano e c'è il duplice fisso quindi del direttore di gara dopo 45 minuti di gioco, nessun recupero accordato, 0-0 in questo match valido per la 14ª giornata di campionato, annotiamo poche opportunità per i gialloblu ma ciononostante ovviamente dopo quel quarto d'ora di riposo ci aspettiamo nel secondo tempo ben altra sostanza per dare un seguito alla vittoria di Aci Catena contro l'Aci San Filippo. Ripresa che inizia con un cambio proposto dal San Filippo del Mela, entra il numero 15 De Gaetano. Il San Gregorio comunque a 9 punti dai playoff, che sei in piena zona playout, attenzione Nocera, questo calcio di punizione battuto, il pallone per Bracciolano di testa e la respinta poi del pallone, ancora Merenda che comunque non si accontenta, arbitro che ancora lascia correre, poi Siciliano e poi fischia adesso secondo il copione chiaramente Merenda, la sovrapposizione di Furnari, Merenda verso Siciliano, poi Bracciolano, la sterzata del numero 9, ancora Bracciolano tiene palla,
gioca. E poi questo fischio del direttore di gara, che comunque non lascia mai giocare oltre due secondi. Sì, la regola l'ha concessa la prima volta, non la seconda. E calcio di punizione. Ma c'è anche Pino che fa buona guardia, ancora siciliano. Il lungolina per Laudani, l'opportunità per Bracciolano, ancora Franco bollato comunque dalla retroguardia ospite. Può far salire Spampinato sulla corsia destra, il pallone, il cross, il traversone verso Bracciolano che di testa ha la meglio, l'incornata del numero 9 che sfuma però di un metro con il numero 10 Calanoveri. C'è Rundo, pallone però perso da Capitan Rundo, ancora Calanoveri, attenzione all'opportunità col sinistro, la conclusione del numero 10 ospite, parte Nocera. Ecco questa punizione con l'inserimento in area di rigore, poi Bracciolano col sinistro strozza la conclusione. Poi arbitro che va a sincerarsi delle condizioni del portiere, le indicazioni da parte dello staff tecnico. Attenzione a questo pallone in area di rigore, la traversa di Michael Laudani, poi Bracciolano, pallone per Fabio Salemi un'altra volta, un pallone messo in mezzo e il San Gregorio sfiora il vantaggio con la traversa. Ecco Laudani, non è posizione di fuorigioco, allora Spampinato, questo pallone messo in mezzo, la ricerca di Bracciolano che cerca il gol, la prodezza, ancora il numero 9, deve lottare, sarà rimessa dal fondo con l'ultimo giocatore che è stato proprio il numero 9 per Concetto Alessandria, che allarga comunque bene verso Nocera, a sua volta Nocera verso Spampinato, dilatiamo bene questo gioco, allarghiamo bene questo gioco sulle fasce, Spampinato in mezzo verso Bracciolano, il controllo del pallone, poi questo tocco, attenzione alla conclusione di Bracciolano, calcio d'angolo che sarà battuto dalla sinistra da siciliano, Bracciolano fa la sponda, arriva la parata sulla conclusione ravvicinata. Ancora Bracciolano, spiragli per il numero 9 che però poi perde questo pallone lasciando al San Filippo del Mela un 2 contro 2 con Spampinato, eccezionale il numero 6, grande recupero del pallone, grande recupero da parte di Spampinato, allora non c'era Garozzo, dobbiamo cercare di entrare soprattutto in area di rigore, poi Bracciolano, ancora il numero 9 che tiene palla, tre uomini su di lui, su Luca Bracciolano, ma la marcatura ancora ferrea e la rimessa laterale. Non c'era, pallone messo in area di rigore, attiva il colpo di testa di Bracciolano, di pochissimo al lato con Catalfamo che non sembrava arrivare su questo pallone. Spampinato, la rimessa laterale già battuta, questo pallone va dalle parti di Garozzo al 92esimo minuto, la palla a gol e c'è il triplice fischio del direttore di gara, 0-0 quindi al comunale di San Gregorio, una opportunità verso la crescita che non sicuramente ci vede protagonisti, una partita intermittenza, un'opportunità soprattutto rinviata evidentemente a randazzo per l'ultima, per la penultima partita dell'anno di questa stagione 2014-2015, San Gregorio che sale a 15 punti in classifica, 5 punti per il Città San Filippo del Mela, ultimo al pari del randazzo. Per la San Gregorio Channel da Francesco Casicci è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento per i gialloblu. Presidente, che sapore ha questo 0-0 contro l'ultima in classifica, il San Filippo del Mela? Un sapore amaro, un sapore di poco zucchero, quindi per uno che ha dieta è pesante. Direi che comunque ci aspettavamo una partita dove, considerato anche l'ultimo acquisto, dove riusciamo quantomeno a fare qualche gol, non ci siamo riusciti, è difficile, abbiamo fatto un buon secondo tempo, un primo tempo un po' più sornione, ma il secondo tempo l'abbiamo fatto buono, come del resto tante altre partite, 0-0, pazienza. I gol fatti, ancora purtroppo Presidente, se la interrompo mi deve scusare, ma manca ancora, cioè se considera questa anemia lì davanti, nonostante le buone palle gol di Concetto Alessandria, di Garozzo e di Laudani nella ripresa. Sì, sono state diverse palle gol, stiamo lavorando per acquistare i palloni telecomandati per mandarli direttamente in rete, quindi al più presto avremo questa innovazione tecnologica che
Speriamo che possa farci fare qualche gol in più. Quindi. Lei vince il premio per simpatia, per distacco davanti a tutti, e quindi intanto lo scudetto della simpatia. Cosa serve per poter vincere invece il campionato di promozione, andare ai playoff, quantomeno salvarsi, insomma, in questa stagione? Io non credo che noi avremo difficoltà a salvarci, non lo dico con per presunzione, perché ritengo che la squadra sia valida. Serve giocare tante partite, questo. Prima o poi, giocando tante partite, gli stessi che siamo, con qualche innesto, riusciremo a trovare quella amalgama giusta, ne parliamo spesso in questo periodo, che serve per poter vincere le partite. È solo questo, giocare. È arrivato Luca Bracciolano, però sarebbe anche ingeneroso dire che non siano arrivati anche altri due acquisti, di cui uno di questo ha debuttato oggi, Giuseppe Furneri, sulla fascia sinistra, un classe 97, mi è sembrato anche molto diligente, buona partita. Ragusa invece era in panchina. Il San Gregorio è votato comunque in questo mese agli acquisti disvincolati, giocatori che sposano comunque la causa giallo-blu. Fra questi l'hanno Peronata, un attaccante che ha realizzato più di 130 gol nel campionato di promozione con Luca Bracciolano. Ecco, che benvenuto da al numero 9. Ma il benvenuto che danno tutti i tifosi del San Gregorio, benvenuto, perché è veramente un carissimo ragazzo, ho avuto modo di conoscerlo in questi giorni, e poi è un grandissimo attaccante, l'abbiamo visto anche stasera, manca un po' di confidenza con i compagni, ma quella arriverà fra qualche giorno. Credo che sia un ottimo acquisto, anche i giovani, mi è piaciuto moltissimo Peppe Furneri sulla fascia. Mi piace questa formazione, come è stata messa in campo, come ha giocato, quello che hanno fatto. Bisogna giocare, arriveranno poi le vittorie consecutive e poi ci toglieremo delle belle soddisfazioni, ne sono convinto. Ultima considerazione, Presidente, torneremo a Randazzo, l'ultima volta 4-0 contro il Città di Randazzo, questo invece è il Randazzo a 5 punti, ma ormai la classifica non la guardiamo più, perché altrimenti avremmo dovuto fare meglio anche oggi. Sì, se dovessimo guardare la classifica avremmo dei punti molti più punti, non guardiamo la classifica. Andiamo a Randazzo, dove secondo me è iniziato il cammino al contrario del San Gregorio, quindi andiamo a chiudere quello che è stato, se vogliamo essere, visto che siamo siciliani dobbiamo essere anche un po' superstiziosi, andiamo a chiudere quello che è stato un po' di sfiga, e quindi andiamo a Randazzo per chiudere la sfiga e ripartire per vincere, perché vinceremo.